Ciao lacustri, benvenuti e bentornati. Molti di voi lo sanno, io sono nato su TikTok, non su YouTube, non su Twitch, su uno dei social più forti in assoluto degli ultimi anni, sia per quanto riguarda i content creator, sia per quanto riguarda gli spettatori. Ma effettivamente qui su YouTube non ho mai portato nulla per quanto riguarda TikTok. Quindi ho detto, perché non reagire ai TikTok che hanno fatto su di me, tra i più divertenti, più belli, più brutti, dissing e molto altro. Che dire, iniziamo, mi raccomando, lasciate like al video e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ok, per la prima volta nella mia vita mi trovo nella schermata di TikTok da computer e sarò sincero ragazzi, non so nemmeno come si va sul mio profilo. Questi immagino siano i per te, sì? Vediamo un video a caso. Lo sapevi che mangiarsi il pongo non ti rende più forte? Io mi chiedo perché non ho ancora disinstallato TikTok, sinceramente. Guarda papà, sto per tornare al signore. Ok, meglio passare al video dopo. Ok, ho trovato il tasto per arrivare sul mio profilo 1,5 milioni di follower. Ma quando cacchio ci siamo arrivati? Grazie raga, 666 seguiti, ecco perché me lo spammano sempre in live. Oh, e se volete passare in live ragazzuoli, 2¼, 9¼ sulla piattaforma viola. Sono sempre un po' in ritardo, ma non vi preoccupate. Allora, io direi di partire con un meme molto easy che ha postato la Dinamo Sassari su di me, provando uno dei tanti filtri di TikTok di Minecraft che stanno uscendo in questo periodo. No vabbè Lollo Lacustre, mi ha fregato il telefono durante la partita per giocare a Minecraft. Ma io mi chiedo, veramente durante una partita questo si è messo a fare il filtro dicendo poi che l'ho fatto io? Fa ancora più ridere del fatto che mi abbia messo in mezzo. Ma ti pare normale pure in ste occasioni? No. Ridami il telefono infatti... che mi serve per cortesia. Pensavo, fossimo amici, ti prego, dopo ti faccio giocare, te lo giuro. Mi fa spaccare che tagliatelo giù, l'arbitro. Un po' gli assomiglio a quest'arbitro però, eh? In questi capelli, damn. Fatemi sapere ragazzi se li preferivate prima oppure li preferite adesso. E va bene, ho mentito. E ne ha postato cioè, un altro! Lollo Lacustre ha effettivamente requisito, senza la mia autorizzazione, il mio telefono per giocare a Minecraft. Ma tutto a posto social media manager del Sassari? Sì sì, grazie mille te. Ciao admin, i miei genitori hanno l'abbonamento in prima fila dal 1990 e seguiamo tutte le partite. Non penso, sai? Ma questo non è mai stato un problema, perché devo confessarvi che io in verità ho due cellulari. Che poi da dove l'hanno presa questa clip? Perché ero così serio? Probabilmente stavo tryhardando in miniera tardo pomeriggio in live quando sono nel chill. Sulla strada da piccoli avevamo i tagli sulle ciglia l'amicoli. Ma mio fratello, che cacchio? Nah, this is crazy. È davvero mio fratello, ve lo giuro, ma non mi ricordavo di questo video. 120.000 like. Vorrei essere il fratello di Lollo Lacustre anche io adesso. Ah, lui è il più forte di tutti a fare i meme. Pov, inizi un mondo hardcore. Let's go. Devi far notare quegli alberi. Da dove ha preso queste clip? Che io non esco mai di casa, effettivamente. È raro trovare questi video. Ovviamente sto scherzando, ragazzi. Che genio. Ben avverato il mio incubo più grande di tutti quanti. E qua c'è il temporale, c'è una pioggia veramente devastante. È perfetto. Ci sono circa le 2 di notte. È bellissimo. A questo meme dobbiamo dare un bel 10 su 10, ragazzi. Tua nonna è un... Va bene, bro. Allora, piccolo contesto, ragazzi, poi sembra che sono cattivo. È arrivata una persona in una mia live e ha iniziato ad insultare prima i miei genitori e poi mia nonna, per qualche strano motivo. E già i miei genitori comunque mi aveva dato fastidio e ho detto piuttosto insulta me, perché insultare i miei genitori? Si è messo a insultare mia nonna. Come fai a dire che mia nonna è una poco di buono, bro, sinceramente? E questa è la risposta che io gli ho dato. Mia nonna infatti ha 80 anni e ancora lì a lavorare in strada a darsi da fare, invece la tua c'ha l'Alzheimer ma si ricorda comunque di quanto cazzo fai schifo, testa di... Aspetta, aspetta, ti vedo che non hai lasciato like al video. E mi raccomando, almeno 2 litri d'acqua al giorno, per la tua salute. La cosa bella di questi edit è che mi fanno passare come una bestia, tipo... In realtà sono una persona carinissima e non farei del male ad una mosca. Passiamo al prossimo video. Allora, Lollo, ho visto che ultimamente su Minecraft stai facendo delle cose difficilissime. Oh, ma questo qua si spaccia per me! Ah no, ok, non sono il vero, comunque ciao. Ha la mia stessa foto profilo e il mio stesso nome! Di me. E dunque stavo pensando, perché al posto di fare quelle robe lì non ti fai me? Perché non ho tempo da perdere? Oggi ragazzuoli vi insegno a costruire una farm di tappeti in meno di 5 secondi. Anche qui piccolo contesto, c'è stata una storiella molto particolare con questa ragazza che fa un lavoro
particolare. E diciamo che lei lanciava delle frecciatine a me, io rispondevo in modo molto ironico con cose di Minecraft, come avete appena visto. E molte persone hanno preso questi video e hanno iniziato a farci gli edit con me che mi alleno, appunto facendomi sembrare una bestia, un gigante. Ma io volevo solo giocare a Minecraft, mi sono ritrovato a dover a che fare con tutte queste ragazze, infatti adesso lo vedrete. Oh, però, allora, la mia webcam purtroppo non fa giustizia, ma ragazzi, effettivamente sembra casa mia. Vi garantisco che lei non è la mia ragazza, soprattutto leggendo alcune cose che ci sono scritte nei commenti. E non ho la minima idea di chi sia, sinceramente. No, aspetta, hanno fatto i video speculazioni sul fatto che io e questa ragazza qua siamo fidanzati. Lei è bella e solare, nel video scherza e non parla di lui come suo fidanzato. Lui bello dentro e fuori. Ok, se lo dite voi. Il video di Jadi ha incuriosito Lollo, è visibilmente in imbarazzo mentre commenta. Fidanzati? Nessuno dei due ha confermato o smentito. Ma vediamo cosa hanno in comune. Comunque erano questi i commenti che dicevo prima. Lui si chiama Lorenzo ed è del 2002. Lei ha un fratello che si chiama Lorenzo ed è del 2002. Ma cosa significa? Non siamo in Alabama! Sweet home Alabama. Lui è stato bullizzato, lei è stata bullizzata. Ma cosa significa? Lui si è dimostrato sensibile, generoso e semplice. Lei è sensibile e semplice. Ecco, forse questa è l'unica cosa sensata di questo video. Lui gemelli, lei acquario. Non iniziate con la cosa dei segni zodiacali, perché io non ce la faccio più. Basta, ci sono persone. Ah, sei gemelli? No, sei un doppia faccia. Adesso non ti risponderò mai più ai messaggi. Basta, non significa niente. Non c'è una correlazione scientifica di questa cosa. Oh my god. Vi avviso, io l'ho già visto questo video, è uno degli edit più belli che mi abbiano mai fatto in assoluto. Che spettacolo. Ecco, queste sono le ragazze di cui parlavo prima. Ci saranno tantissimi edit su queste cose qua, ovviamente non ve li faccio vedere tutti. E questi edit, ragazzi, mi gasano un sacco. Scusatemi, ma oggi sono particolarmente impegnato perché devo spiegare ai miei followers come si costruisce una vera piscina, perché noi non abbiamo tempo da perdere. Allora, lasciando stare il mio video e la mia clip, quanto è forte quest'edit? È fortissimo! Poi vabbè, qui abbiamo la storia della cubanita, un classico. Non me lo ricordo questo video però, l'ho commentato ma non me lo ricordo. Il mondo non gira intorno a te. Ti diverti a duettare i miei video solamente per fare due visual che... tesoro, da te, non svegliato. Mamma mia, comunque riguardare questo video ad oggi, in questo momento si era tipo appena svegliata, non lo so. Anche se in realtà secondo me non si è mai svegliata. Più nulla, ho scoperto la tua esistenza solamente per il video. Un classico, quando non sai come rispondere alle critiche che ti stanno facendo, disattiva i commenti. Funziona sempre, tranne nel suo caso. Mi batti le mani se hai almeno 20 bambini in cantina. Perché ero tutto tranquillo. Comunque devo cambiare webcam, ragazzi, lo so, li vedo i vostri commenti, datemi del tempo. Lollo lacustre è omosessuale. Una intro di un video molto particolare, devo essere sincero. Ok, mi sono guardato il video, ragazzi, e faceva ridere la intro, basta. Allora, ragazzi, questa qui era una delle prime live che ho fatto dal telefono dopo un anno che non le facevo. Le prime volte avevo 2 spettatori, quella sera lì ne avevo tipo 3000 e mi sono messo a farlo stupido, ma sono successe delle cose assurde. No, 10 no. No, io ne ho 15, te ce n'avrai 20. Allora, io ho 21 anni e questa ragazza mi fa che ne ha 15. Questa è stata la mia reazione. 20, 18, 19... Vabbè, quanti anni hai? 15. Ho stato avuto un problema di connessione. L'ho praticamente buttata fuori dalla live. Invece qui abbiamo trovato una signora che era molto più grande di me. Io ho iniziato a sparare un'età, anche in modo carino. 35? Di più. Di più? Ah, le porti bene allora. Sei proprio bravo bravo. Quando ho iniziato a dire sei proprio bravo bravo, io mi sono spaventato e ovviamente... E basta, l'ultima non ve la faccio vedere, stavo semplicemente trollando dicendo di avere 2 spettatori, ma ne avevamo 2800. Siete tantissimi! Ci diamo un bacino sulla guancia. Ah, qua il trio era venuto a casa mia. Perché sulla guancia quando possiamo fare di più? Miau! Sì, così escono gli edit di noi due che ci facciamo quelle canzoncine tipo Just waking up in the morning, God. I don't know, but today seems kinda odd. Cos'è che...
Me l'ero perso l'Eutum che faceva una capriola sul mio letto. Poi era caduto dalla sedia, vabbè. Live eccezionale. Ma tu fai parte della laguna? Io non lo so. Vi lascio col dubbio. Scrivetemelo qui nei commenti. Assurdo come il Milan abbia annunciato Sportiello, il nuovo portiere. Se ho capito bene, non seguo il calcio, vi prego non fatemi fuori. Utilizzando il meme della laguna. Let's go! L'altra volta sono andato al cinema per vedermi un bel film. Ho ordinato una Pepsi e dei popcorn e sono andato a sedermi. Vidi che c'erano quei f*** di Bexperm e Lollo Lacustre. Quando mi hanno... Chi è che c'erano, scusami? Hanno visto, mi hanno salutato con la manina e si sono venuti a sedere vicino a me. Ho fatto Vero? Finta di nulla. Volevo essere educato. Dopo Bexperm avvicina la mano per prendere alcuni dei miei popcorn. Ma noto subito che la sua mano gocciolava e stava finendo tutto sui miei stra... popcorn. Lollo, ma che combini? A quel punto non resisto più. E uno s***o duro come il metallo esce dal mio s***o. Dopo prendo per il s***o Bexperm, cercando di s***o. Ma lui mi vomita acida in bocca. Mentre tutto accade, sento pizzicarmi il s***o. Mi giro e vedo che Lollo Lacustre si stava ingorzando della mia s***o dura. Cos'è che stavo facendo? Scusami. Questi video mi spezzano comunque. Grandissimo Miguel Videoz. Oh, Manuxo! Bella Manu! Frene. Ah, è un video... Ma che carino! È un video sugli unici streamer da 10 su 10 quest'anno. Ok. Mi piace il cambio di qualità tra Zano e me nella webcam. Lollo, mi addormento in 5 minuti nelle sue live. Emoji del teschio. Mi dispiace, bro. Non è per tutti il chill, ragazzi. Non è per tutti, ci sta, ma andare ad insultare è inutile allo stesso modo. Ho bisogno del nome di quella ragazza. E chi? Quella ragazza chi, bro? Svelo il nome della mia ragazza? Bah, te lo giuro, si chiama Alessandra Crippa, basta. Non è la mia ragazza. Mi piace come abbia letteralmente preso a caso una cosa di cui lui mi stava spammando, perché in quella live continuava a dire: Lollo, mi dici il nome di quella ragazza là con cui sei andato l'altra sera? E poi ci fa il video: Lollo svela il nome della sua ragazza. Non è la mia ragazza, è una mia amica. Non inventatevi cose che nemmeno esistono, vi prego. Ciao Lollo, tu che sei un esperto di Minecraft, mi spieghi questa cosa? Perché i miei villager non si riproducono? Allora, hai soltanto due letti, bro. Come ho detto anche nei commenti, devi aggiungere dei letti. Questo, ragazzi, vale per tutti quanti. Se avete una farm e volete far riprodurre i villager, vi servono più letti. Insegno come si costruisce una farm di cani. Let's go. Prima cosa... Mi mancavano le YouTube poop. Tra l'altro è proprio uno short di YouTube. Lollo Lacustre è confuso e spaccia. Non me lo aspettavo da te. Cosa, andiamo a mettere un blocco? Ci mettiamo sopra un pistone, un altro blocco dietro. Tra l'altro l'audio fa morire. Con un pezzo di redstone, un observer che guarda da questa direzione, spacchiamo di qui, ci mettiamo un secchio d'acqua e una sugar cane. E abbiamo fatto una farm di canne in meno di 10 secondi. Ok ragazzi, sarò sincero, ora basta TikTok. Lacustri, io spero che i TikTok vi siano piaciuti. Come al solito, se volete vedere i miei due video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli.